raise your fist. Ciao Bets, benvenuti in un ennesimo episodio di FTB Direwolf Mod Pack 20, Direwolf 20 Mod Pack o quel cavolo che è. Quindi, oggi volevo che ci fosse anche Andrea, ma ha dovuto andare via come al solito, lui va via 7 giorni su 7 e quindi non ho potuto fare niente. Qui i nostri Cocoven hanno finito di fare il carbone. Quindi ho preso uno stack di ferro e faccio cuocere queste due bellissime grandi fornaci. Le ho messe fuori per il semplice motivo che non dovrebbero avere problemi di mob, diciamo, qualcosa di scoppio. E poi non mi creano problemi. Cioè, mi creerebbero problemi se sono qua dentro perché occupano un bel po' di spazio. Quindi qua abbiamo questa roba qui che mettiamo via perché servirà. Questa cos'è? Addirittura. Quindi le nostre tartarughe hanno finito. Lì ho fatto un po' di steel. Quindi con lo steel lo mettiamo così. E dobbiamo crearne uno di steel plate. Come funziona la rolling machine? In poche parole, la rolling machine, vaffanbrodo, utilizza questi qua come crafting. Cioè adesso se io faccio partire il motore non dovrebbe andare. Aspettate, vi faccio vedere subito. Prendiamo due di carbonella, così sprechiamo meno carbone. Se io metto vaffanbrodo, sì, dite quello che volete, dite quello che volete, non mi interessa niente. Mi serve una leva. Sì, dite un'altra cazzata, sì, dai. Veloci. Non voglio scuse. Qua mi è arrivata roba, no. Cosa devo fare? Ah sì, la leva, la leva, la leva. La leva. Ma va, vaffanbrodo, c'è anche qua. Ok, basta. Facciamone tipo 80 di leve, così siamo a posto per le esigenze future. Mettiamone una. Quindi piazziamo la leva. L'arte? L'hanno un po' velocizzato, per la verità, ti dico subito. Ed è, lui prende energia, però non sta craftando. Se noi invece adesso gli mettiamo i blocchetti, inizia a craftare. I primi cubetti li usa come... Soltanto che questo qua è abbastanza lento come energia. Prende poca energia alla volta. Un 48. Quindi i cubetti adesso fa il steel plate. Questo qua non è prendibile, ti fa vedere cosa ti fa. Non dovrebbe craftarli. Noi abbiamo gli steel plate. Ma cos'è che sta combinando adesso? Ah, ok, ok. Qua non serve neanche più, tanto vabbè. Ho fatto un errore, un altro fail. Ennesimo fail. La prima volta non va con i quattro pezzettini così come li avevo messi io. Ma... devono essercene almeno due, quindi dovete fare almeno 6 steel plate. No, potete farne 3. No, che cazzo, mi serve il ferro, mi serve l'oro. Ma non così tanto. 8. Ne faccio una. 2, 3, 4, sì, siamo tutti lo stesso. Quindi avete visto che prima dovete mettergli il crafting. Poi metterli sopra al crafting e messa sotto, sopra al crafting, crea gli steel plate e crea anche con gli ultimi pezzi rimasti. L'hanno aggiornata perché una volta non si faceva, credo, perché... Boh, vabbè. Steel plate, il cavolo. Ci facciamo le carote dorate. Queste sono qui. Ta 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 ta. E poi che cacchio ci voleva? Feed station, legno, 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 ok. Ho legno? No. La 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 la. Dovrei aver legno là, ma
me ne c'avevo altamente. Tanto io porto qua oggetti, qua si riempie la crafting tranquillamente. Questi posso anche prenderli, però non posso mettere in ordine. Non bloccarti, maledetto. Quindi, mettiamo i nostri legnetti, il nostro steel plate in mezzo e le nostre carote. Feed station. Andiamo a prenderci uno stack di questo, tanto ne abbiamo due, di grano. Come funziona? È la mangiatoia automatica delle mucche. Cioè, io la piazzo qui in mezzo, la però vedete scritto feed, qua metto il grano e automaticamente le mucche vanno a mangiarlo e quando se lo mangiano diventano innamorate e si accoppiano. Ne abbiamo messi 64 così non avevo problemi. Sono You were moved. stato mosso. Aspettate un attimo. Non dovrebbe prendermi questo, ok. Ok, boh. Qui abbiamo il nostro reparto carote. Vorrei anche le patate così evito di mangiare pannocchi a manico, però vabbè. Tanto danno circa la stessa cosa. Jetpack scarico, perfetto. Quindi oggi iniziamo a fare i primi macchinari, no, i primi macchinari, gli engine per questo, non ci credo. Ah sì, è vero. Ieri sera sono uscito dal gioco senza chiudere questi, il server è rimasto aperto e boom. Addio motori. Quindi mi sono esplosi. No, io dovevo caricare il jetpack. Ieri non ho fatto neanche la Minium Stone. Che cavolo me ne devo fare. Una, due, tre, 10, troppi 10. Quindi andiamo a fare sta Minium Stone. Mi serve un po' di ferro, un po' di stone. Ma va. Una, due, tre, quattro. 1, 2, 3, 4, 1, basta, troppo erro, troppo oro. Che se no da basso mi continua, l'energia continua ad andare, però non serve a niente. No, non continua ad andare a dire la verità, perché. Ok, Minium Stone, i nostri 8 frammenti di Minio, che si chiamano Shard of Minio. Perfetto, Minium Stone, andiamo a basso. Abbasso e la piazziamo dentro qua. Puff. E ora dovrebbe ricominciare a craftare. Esatto. Tanto qua è un bel po' da fare. Vanno tutti giù, tranquilli. Un po' che vanno su, tranquillamente. Così abbiamo l'energia. Però non so quanta pietra perde. Perché ne sta craftando veramente tanti. Vabbè, dovremmo andare a vedere ogni tanto. Tanto mi dimenticherò e mi toccherà andare a farmare mob. No! Vaffanculo. Quindi cosa ci serve per quello che devo fare? Via, 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 via. Ok. No. Anche questo magari. Mettiamo via sta roba qua. Non mi serve. Ah, la canvas non si può mettere dentro la canvas. Bello. Ok, la torcia va bene, una. Via, 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 via. Via. Ho perso la spada quella là potenziata, ma diciamo che l'ho buttata via perché faceva altamente schifo. E quindi il backpack mi servirebbe. Anche. Cioè, io sono andato giù. Carica il backpack. Guardate. Ok, niente. Stavo mentendo. Dai, veloce. Ok, ho fatto una ricarica a tutti i nostri due zainetti, chiamiamoli così. Là. Andiamo a dormire. E cominciamo. Perché se no. Tanto i motori qua li abbiamo persi, quindi prima facciamo motori funzionanti, prima riusciamo a fare qualcosa di interessante.
Quindi ho perso anche tutto il carbone, vaffanculo, ho messo dentro due stack interi dentro, vabbè. Amen. La metterei anche quelli, ma pff, facciamo meno. Sì, dai, facciamo altro coke oven. 1, 2. Allora, cosa ci serve? Me l'avevo scritto. Vado a prendere il foglio perché non mi ricordo più. Via, via. Qua dovremmo fare anche le boccette di vetro, quindi niente, perché ho perso i motori, mi ricordo. Vedete, non dovrebbero essere esplosi i motori, sono esplosi i tubi, ma facendo esplodere i tubi si sono spaccati anche i motori restando il server aperto con il nostro chunk loader, sono passati 4 minuti e sono scomparsi nel nulla, quindi abbiamo perso tutto. Noi cos'è che volevamo fare? Sì, ok. Quindi ecco qua cosa dobbiamo fare. Allora, dobbiamo fare 6 magma. No, facciamo subito quelli che mi servono, quindi Redstone and drying, quindi pistoni a manico. Via. Prendiamo legno. Via via. Quindi me ne servono 4 o 5. Serve redstone. Vabbè, 19. Basta. Lo teniamo qua di scorta. Ok, pistone, me ne servono 5 mi sembra, però non sono sicuro, quindi abbiamo, mi servono un altro, un bel po' di engine. Sì, ok, ne ho fatti un po' troppi di engine. Tanto ne facciamo tanti. Ok, così, i 5 pistoni, poi mi serve del vetro, cioè 5 e 15 di legna. Ci prendiamo a stack. E vetro 1, 2, 3, 4, 5, 7, vaffanculo. Non ho più voglia di contare. Ok, no, era qui. Qui vetro e legna. Perfetto. 1, 2, 3, 4, 5. Mi sa che ne ho fatto uno in più, ma amen. Poi ci facciamo un po' di redstone torch. Basterebbero, facciamo 4. Un liquid transposer, transposo questo qui, quindi copper, machine frame, ci facciamo il foglietto del machine frame, quindi questo, il nostro bellissimo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, facciamo pochi e... Ferro serve sempre. No. Eccolo qua. Quindi, non mi ricordo più, era così. Ok. Ok, e questo qui. Sono pirla perché io volevo fare il foglietto. Ok, uguale. Facciamo il nostro foglietto. Quindi ci facciamo due di questi. Beh, mi servono due liquid transposer. Poi andrei a fare un altro foglietto per... No, ma non serve, è veloce. Questo, quindi 1, 2. Aspettate un attimo. Sì, ok. Questi copper che dovrei forse averlo qua. No, qua, no, qua, no. Vaffanculo. Posso ammetterlo che è una rottura fare una roba del genere senza i nostri bellissimi tubi e i logistic pipe, però sono cose che puoi farci anche a meno, diciamo. Questo, il vetro, quindi 1, 2, 1, 2 e mi sembra il secchio, perfetto. Andiamo qua. Facciamo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, 1, 2. Perfetto, due secchi, quindi abbiamo fatto il liquid transposer. Cosa serve il liquid transposer? Uno lo mettiamo qui che ci servirà più avanti, magari distante. E uno ci servirà per l'impianto che faremo. Poi dobbiamo fare una pump.
Questa qui è nuova dell'Industrial Craft, non so cosa sia. Questa qui si fa con Mining Well e un tank. Il Mining Well si fa con Iron Gear, che è fattibile. Quindi dove sono i nostri iron? Perfetto. Ok. Prendiamo, portiamolo qui. Qua ci facciamo l'Iron Gear. L'Iron Gear, poi i bastoncini dovrei averli da qualche parte, ok. Bastoncini e questo piccone qua. E redstone. Poi non mi ricordo più. Ferro, sì, ferro. Che botta di culo. Redstone. No, dovrebbe essere così. E così. Perfetto. Meaning well. Per fare invece il tank basta prendere 8 pezzi di vetro. Ne ho già 4, lo so. Quindi tipo come una chest. Come una chest. Eccolo qua. Tank di vetro. E pump. Quindi mi serve ora tubi. Magari di stone non saprei. Sì, facciamolo di stone. Ok, ci serve anche del filo di cactus. Quindi prendiamo un paio di cactus. Dovrei averne uno. Sì. Stone ce li ho qua. Quindi si aggiunge a questo. Mi servono altri cavoli di cactus qua. Quindi cuociamo. Intanto andiamo a vedere fuori le nostre bellissime coltivazioni. Le nostre mucche. Vedete, le mucche si stanno accoppiando piano piano e stanno facendo i figli. Così non dobbiamo noi farci darle da mangiare. Automaticamente con la feed station. Siamo a posto. Quindi prendiamo del vetro per mentre cuoce quelle cose qua. Prendiamo un po' di vetro che ci servirà per fare, ok, quanto è 25 diviso 3 fa, dovrei far 24 più 3 fa 27. Perfetto, andiamo qui con il nostro vetro, lo mettiamo qui e facciamo più bombolette possibili. Dividiamo a metà. Ok. Così ci facciamo le bottigliette di Krause Oil, che sono facilissime da fare. Basta andare qui e piazzarle qua. Andare qui e piazzarle qua. Automaticamente si riempiono. Non contengono un cavolo le bottiglie, però almeno togliamo un po' di liquido per permettere al coso di andare, perché se si riempie il liquido non va più. Cioè si blocca proprio la cottura del carbone. Quindi ogni tanto andate a mettere qualche boccetta. Quindi abbiamo questa, il nostro, questo qui, questi qua, mangio. Andiamo a vedere il nostro cactus, dovrebbe essere qui. Perfetto, può anche bastare 10. 10 e stone pipe. Non so se ne basta 6, però ne faccio altri, non si sa mai. Quindi ci facciamo qua, altri 8, sì. Dovrebbe bastare questi. 15. Quindi ora mi servirebbe anche due chest non normali. Tipo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfetto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Non mi ricordo se mi serve l'oro, no, non credo. 1, 2. No, me ne servono il doppio. Aspettate. Il doppio di ognuna, quindi 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ok, non mi servono più. Quindi 16, mi servono 4 lane. Le nostre 4 lane. 1, 2. Dobbiamo farci una farm di lana.
Ok. Le nostre perle grezze, possiamo dire. Ce le ho. Una chest, ci serve il legno, ma dovrei avercelo di là. Legno qui no. Qui no. Qui sì. Perfetto. Ci facciamo 4 chest. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Aspetta, sì, servono 4 chest. Perché una la metto qua in modo da mettere dentro i tank. Nell'altra metto dentro. Ok, sì, ok, 4 chest vanno benissimo. Quindi facciamo le nostre 4 chest. 4 di queste. Queste qua devo modificarle con questa. Ok. E mi servono anche 4 ossidiane. Sperando di averle. Vaffanculo. Quindi le facciamo con questa.